Concentrazione, siccome cominciava allora, disponetevi in angolo letto. Che va a trovare un'altra persona e si avvicina alla porta e sente questo che fa. Tocca a te e sente un rumore metallico. Tocca a te, sente un rumore metallico. Sempre. Poi tocca a me e si sente uno sparo. Questo entra e vede quello morto. Tocca a me, ecco questo, tocca a me, si sente. Quanti sono? Aspetta, Aspetta, Veronica ha fatto una domanda intelligente. Sono 3 o 4. Veronica, è solo lui. Adria? Chiama Adriano. Non ho capito se sono 3 o 4. È uno solo. Allora, ci sta. Quello solo che sta dentro la camera. E quello che l'ha andato a trovare. Basta. Dentro la stanza lui stava solo. Ma chi è quello che sente il rumore metallico? Non ho capito. Ah, ce n'è uno fuori. Quello che l'ha andato a trovare. Rimane fuori. Arriva, sente il rumore metallico e queste voci. Poi appena entra vede il rumore. Le voci le sente, non è lui che le dice. Ho capito. Le sente da dentro la stanza. Poi sente uno sparo. Entra e c'è stato quello morto. E dobbiamo dire? Aspetta, quello dentro soffre di porzione da multipla? No. Ok. Stanno a fare la roulette russa? Sì. Cazzo! Era facilissimo. Questa è la cosa più facile. Era uno solo nella stanza. Sì. La porta era dietro? Irrilevante. Quello fuori non vedeva quello che succedeva dentro? No. Entra solo quando è morto quello? Sì. Ce n'è uno solo? Sì. C'era un poster sul muro? Irrilevante. C'era qualcosa che somigliava? No, aspetta, irrilevante no, no. Sì. Non c'è un poster. No. Non c'è un poster. C'era qualcosa, una figura di un uomo? No. Sì. Un televisore? A lei. Pronto? Un televisore? No. Sì. Il rumore metallico era la pistola che sparava a vuoto. Sì. Tocca a me, ha sparato. A se stesso. Ha fatto tocca a te, rumore metallico. Tocca a te, rumore metallico, tocca a me, pum, sparo morto. Aperto. Dillo. Aperto? Sì. Ok. E i tuoi colpi a vuoto sono andati. Sono addosso, cioè, sono stati sparati su una persona? No. Sono stati sparati sullo stesso uomo? No, non è una persona. Non c'è nessun altro, è solo lui. Su quell'uomo sono stati sparati, su quello che parlava? No. Ha detto tocca a te? No. Sono stati sparati contro un oggetto? Sì. Un oggetto che raffigurava un uomo? No. Che raffigurava un. Cioè, no, un oggetto. Aspetta, non vedo una strada strettina. Che cam. Aspetta. Non è via Misciarello, eh? Noi se non trova la strada. Perché noi ci siamo. La stanza, che tipo di stanza era? Stanza di una casa? Via Pisciarello. Sì. È la campagna nuova dove sei, la strada nuova dove sei. Quindi è un'abitazione normale. Sì. Aspetta, allora ritorna a quel secondo video. Era una una sala. Sì. Te la prendo io. No, spiegagli! L'oggetto era un oggetto di mobilio. Ma che so, Adriano? Mobilio in che senso? Un televisore, no. Un magnetto, no. Un frutto, no. Fa vedere? Sembra di entrare al pollice, cioè di no, qua. Lui era sano di mente, quello. No. Però non era schizzo, era schizofrenico. Ma è pazzo. Non vedeva altre persone, non è che è pazzo e vede altre persone, quindi non è schizofrenico. Non soffre le personalità a mondo. No. Ah, perché ti è suicidato allora? Lo devi scoprire. Non è che lui è pazzo, quindi sta a fare un retro russa e si è toccato a lui e si è sparato. Con chi sta a fare un retro russa però? Quello che sto cercando. Quello devi capire. No, ti dico che è una cazzata, noi ci ha fatto una scuola e siamo mai. Cioè, una cazzata assurda, però. Mentre la faceva stava a pensare a qualcosa che era accaduto. Scusa, la voce metallica vuol dire che comunque. Era la pistola che andava a vuoto. Ah. Ma che bella la voce così all'improvviso. Stava a dire. gli è venuta in mente sta preparando la roulette russa così a caso oppure c'è stato qualcosa in passato che magari. No, pazzo. Semplicemente io pazzo. Semplicemente così l'ha fatto tanto bene. Sì. Cioè, ha portato da. E tu o io? Io non me lo penso, guarda. Perché non è questo? Sta Veronica vicino.
L'uomo che l'è andato a trovare era un amico? Irrilevante. Allora, l'ha andato a trovare perché stava male? Per debiti. Non fai la ruletta russa solo per debiti. Ma l'ha detto tanto non bene. Non si è suicidato. Con chi sta a giocare? Quello dovete scoprire. Sì, infatti, con chi sta a giocare? Porto d'armi, ce ne frega cazzo. Lo so. Secondo me si è suicidato. Non si è suicidato. Cioè, ha debiti con la non si è suicidato. Pazzo, pazzo. Non si è suicidato. Della di andare che tutta lotta. Non è della apposta. Non l'ha fatto apposta. Ah, mi sbaglio. La roulette russa. Cioè, sai cos'è la roulette russa? C'è una sì. Tipo siamo in una pistola con sette. Siamo in qua, siamo in qua. È quella che hanno utilizzato per ammazzare quello in Iraq. Sì, ho capito qual è. Sì, hanno fatto la roulette russa. Ah, per esempio, siamo chi in esce? Quattro. Morto. Una pistola con quattro colpi. Tre sono a salve e uno è vero. Tocca a lei. No, non sono sette colpi. Vedi, siamo in quattro. Beh. Tu dici, tocca a me. Boh, muoio. Ho preso sette colpi. Liscio. Ma se lo vede che quindi sei. Cioè, non lo fa lui. Però cioè non si gioca, ci sta la pistola. Sì. Ci sta la pistola. Ci sta la pistola, si gira. Se la roulette sì, ma russa no. Io sapevo che era però. Uno muore. Perché si chiama roulette russa? Perché si infila il proiettile, si infila il proiettile, si mette dentro il tamburo, si regge il tamburo e si fa girare il tamburo. Però non è perché si chiama roulette. Che uno deve morire per forza, perché ogni volta lo rifanno. No, fa tutto il giro. Ma davvero? Si fa pure con la pistola da 7 colpi con 20 emozioni. No! Non gioco, è illegale, perché la gente muore. Non è illegale, si fa il saldamento dei debiti. No, debiti, neanche quello. No, tipo che ne so, 4 emozioni, uno dei 4 deve morire se sceglie in questo modo. Oppure, hai visto il film Il Cacciatore? Sì, ma. Che ci stavano quelli, stavano in Vietnam, per scommessa. Per scommessa, questo era mezzo pazzo, quello. Per scommessa, cioè. Vincevi senza che però. Ma lui mentre ci stavano i colpi al vuoto, lui si stava a immaginare che ci fossero persone che sparavano. No. Quindi lui sapeva che sta a sparare contro oggetti. Sì, ma tanto è pazzo, cioè. Sì, io gli capisco chi sa fa, quindi non sta magari a sparare. Non è che sta a fare magari con fantasmi del suo passato. No. Qualcosa di più materiale. Era un bravo uomo. Tu sei stato alla saletta a bello sguardo? No. Perché là... Mi fanno? No, No, però là c'è stata una cosa che ti poteva aiutare. La risoluzione. Qual è questa saletta qua? Quella a Paderno. Ma sei sicuro non ci sei mai stato? Sì, sicuro. Siamo entrati dentro la saletta io. Ah. Tu? Là ci pensavate subito. Là c'è il volo. Guarda, pensa a Picchio. Ci stanno degli specchi? No. Picchio. Cioè, vedete Picchio che c'ha la fissa? E chi c'ha la fissa, Picchio? Il dorso. No, pensa a qualcosa di vivente. E chi c'ha la fissa, Picchio? Le donne, che te lo dico. Chi c'ha la fissa, Picchio? Niente. Beh, è una cosa recente, diciamo. De Laura, no? No, vabbè, non c'è sta Laura in quella stanza. Appunto. Laura non c'è, andata via. Ma chi Laura? Aspetta, una cosa, l'amico suo quello va a trovarci c'entra qualcosa con la risoluzione del tutto? No. Non c'entrano un cazzo quello. Ok. Quello apre solo la porta. Fa il lavoro sporco. Porca devo fare. Sono arrivati? Di che c'è la fissa, Picchio? No, Andrea, ultimamente, Picchio, di che c'è la fissa? Picchio. Che ne so, perché? Di niente. Di qualcosa del mondo animale. Del pinguino? No! Cazzo. Cinghiale! Ecco. Ah, è vero. Anche perché vuole appare a cinghiale. Però loro tanto non lo sanno, è bello sguardo, quindi... Io sono la ragazza che ha bello sguardo. Era un re al volo. Cinghiale. Ah, ci stanno le teste di animali ammazzati, teste di cazzo. Bravo! Alleluia! Quindi sta a sparare con quelli? Sì. Ah, ma cosa stai fa? Te devo fare i miei complimenti, non pensavo. Vabbè, perché avevamo detto del cinghiale. A bello sguardo ci sta, non è che ci sta un cinghiale vivo a bello sguardo. Quindi lui sta... perché sta? È pazzo, Vanni, è pazzo. Cioè, aspetta, ma fate quello del fondo, è finita così! Io ho un po' d'acqua. Sì, l'ho detto subito. Non c'è senso. Non lo so. Ma quella prima... Tu la sai quella prima che guarda il cielo e piange?
Ha fatto ieri no. Io fa, mi sappia che li servi, li avrei ammazzati questi due. Ah, ci sono. Perché io l'ho fatto in 10 minuti, ma neanche. Io pure in 10 minuti ci ho messo, fate la mia cazzo, sono stati 10 minuti, Sì. Hai detto parola a cazzo. Sì, cazzo. Però, cioè, alcune domande mi sta proprio a gli attacchi di violenza assurda. Lei qualche solito due fasi storiche. A una era l'ambasciata. A una era qualcosa che vede con l'ambasciata. La mia spesa dello Stato in prigione, no? Fa parte di qualche ambasciata. Poi non era la prima, stava tipo in casa, non lo so. La moglie gita per avere effetto atmosferico. Com'era? Fatto una sega mentale gigantesca. Sì, è assurda. No, ma ho detto pure altre cose, non me le ricordo. Raga, ma avete lasciato tutte le bottiglie? Sì. Ma se lo voglio. Voglio vesti. Non spegni la telecamera. Sì o no? No, ci sono mai sbrellato sulla terra, però non ho lasciato. Aspetta, no. Dove?